Ben ritrovati alla regola della sostenibilità come ogni lunedì in compagnia di Fra Italo Sant'Agostino. E Tonio Augello, buongiorno a tutti, benvenuti nel primo lunedì dopo la Pentecoste in cui ci ricordiamo nascere la Chiesa sotto la protezione di Maria, oggi venerata come madre della Chiesa. Che bello, che bello. Fra Italo, non so, ho visto proprio in questi giorni un trailer su un nuovo film che ci propone un'inedita figura di Maria, chissà che non sarà un film che ci aiuterà a riflettere come il buon cinema sa fare. Non ne so nulla, sono curioso, un po' sì, un po' no, perché ultimamente il cinema mi sta deludendo tanto, quindi non diciamo niente e andiamo avanti cercando di capire poi se effettivamente sarà un'opera d'arte o meno. Allora, restiamo invece nel nostro campo, quello della sostenibilità. Settimana scorsa scoprivamo i vari festival che stanno arricchendo il mese di maggio. Vi ricordiamo che sono tuttora in corso il Festival Itinerante di Sviluppo Sostenibile dal 7 al 23 maggio, il Festival dell'Economia del Sole 24 Ore, di cui settimana scorsa sentivamo il direttore, e poi tanti altri eventi qua e là. Tra gli eventi c'è anche una bellissima mostra fotografica in Piazza San Pietro. Abbiamo un servizio a cura di Paola Russo per andare a scoprire meglio di cosa si tratta. È stata inaugurata ufficialmente lo scorso 7 maggio in Piazza San Pietro, tra le colonne del Braccio di Carlo Magno, la mostra fotografica Changes, che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 27 maggio. Nata nell'ambito del progetto Emotions to Generate Change e curata da Lia e Marianna Beltrami, la mostra rappresenta un'interpretazione fotografica del Cantico delle Creature. Da una parte i contrasti degli effetti dei cambiamenti climatici, dall'altro la speranza data dalle emozioni generate dall'opera creatrice di Dio. Ad accompagnare le 24 fotografie, le parole del Cantico delle Creature di San Francesco, con il riferimento all'esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco. Con il passare del tempo mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando ad un punto di rottura. Al di là di questa possibilità, non c'è dubbio che l'impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie. Ne sentiremo gli effetti in termini di salute, lavoro, accesso alle risorse, abitazioni, migrazioni forzate e in altri ambiti. Le immagini, selezionate e accostate al Cantico del Poverello di Assisi, mostrano un contrasto tra la bellezza e la meraviglia del creato e la distruzione causata dal cambiamento climatico, sia per il nostro ambiente sia per le popolazioni di tutto il mondo. Allestite su supporti realizzati con il legno recuperato dopo la tempesta Vaia nella provincia autonoma di Trento, le foto provengono dal Borneo, Bangladesh, Togo, Etiopia, Amazzonia, Florida, Grecia, Italia, Islanda, Australia e Turchia. La rassegna fotografica, realizzata insieme con il Dicastero per la Comunicazione, in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Centro di Alta Formazione Laudato Si, rappresenta un'esortazione a riflettere sulle azioni da intraprendere per lodare Dio con la stessa forza di San Francesco in un tempo di crisi socio-ecologica. Il nome della rassegna fotografica Changes, Cambiamenti, si riferisce sia al cambiamento climatico e ai suoi effetti sempre di maggior impatto sulle vite di tutti noi, sia alla sfida di modificare il nostro punto di vista e le nostre azioni, per poter dire davvero Laudato Si, o mio Signore. Molto bello il servizio a cura di Paola Russo, Fra Italo. Molto bello, e molto bella anche questa idea di accostare queste immagini. La natura stupenda e poi vedere quanto stride l'azione dell'uomo, soprattutto quando va a rovinare. Quindi veramente una iniziativa stupenda, perché un'immagine dice veramente più di mille parole. Vero, e quindi appuntamento in Piazza San Pietro fino al 27 di maggio per la mostra fotografica Change. È uno dei modi per acquisire maggiore consapevolezza di quanto sia importante il rispetto per il creato e la sua tutela, e senza dubbio l'accostarci alla natura. E noi oggi abbiamo subito un collegamento prezioso con Giovanni Gagliardi dell'impresa sociale Catasta Pollino, perché il tema è
connettere le comunità con la natura e trarne assolutamente vantaggio. Buongiorno Giovanni, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per la disponibilità a questa chiacchierata, che sarà breve ma intensa, perché ci teniamo a conoscere più da vicino la vostra impresa sociale Catasta Pollino, senza dubbio una buona pratica di turismo sostenibile. Quindi a te la parola, facci sognare Giovanni. Speriamo sia una buona pratica, noi ce la mettiamo tutta. Niente, siamo una realtà giovane, 3 anni, che sta sul Parco Nazionale del Pollino. Siamo un visitor center, come si chiamano oggi, in quei punti diciamo di raccordo di tutte le informazioni e le attività che si svolgono sul Parco Nazionale del Pollino, e facciamo alcuni servizi diciamo giornalieri, che sono quelli dell'accoglienza, del punto informazioni, del noleggio biciclette, il ristorante, la libreria, il negozio, insomma una serie di attività, però con un unico denominatore comune, quello di valorizzare e raccontare quello che è il patrimonio umano, culturale e sociale del nostro areale. Il nostro è il parco nazionale più grande d'Italia, insomma una grande regione, sono 56 comuni su 2 province, 2 regioni, e quindi cerchiamo insomma di mettere insieme questo racconto. E accanto a questo racconto siamo, diciamo, la nostra vera missione è quella di fare in modo che la destinazione turistica sia sempre più, diciamo, matura, sempre più connessa, che i produttori, i piccolissimi produttori di enogastronomia, di artigianato, siano sempre più collaborativi, in modo da fare progetti comuni, da essere diciamo presentati alle manifestazioni, agli eventi in maniera diciamo unitaria, facendo in modo insomma che venga fuori questo comune denominatore, che è il parco nazionale, la natura, l'identità e la grande diciamo cultura popolare e materiale di questo territorio. Giovanni, dalle immagini che stiamo vedendo appunto abbiamo l'idea di questa catasta gigantesca, ma è una trovata, come dire, architettonica, o richiama qualche cosa di esistente realmente in natura? Nel senso, no? Sì, richiama una. Sì. In natura, nel senso, natura creata dall'uomo. Nel senso che... Esatto, un manufatto, sì. Però diciamo che naturalmente le cataste di legno venivano composte in questo modo. Noi siamo in un punto dove molti anni fa c'era un'azienda che faceva diciamo della sfruttamento, nel senso positivo, dei boschi del Pollino, un'attività commerciale ed economica diciamo importante, esportava in tutta Italia, era un'azienda straniera che ha anche contribuito alle connessioni diciamo tra le prime esperienze di sindacato, di stare insieme al di fuori insomma di alcune dinamiche naturali. E l'architetto che è stato diciamo che ha vinto questo concorso di idee, proprio ha voluto riprendere questa catasta, e con un escamotage ha fatto una catasta vuota dove dentro ci siamo noi. È molto importante, insomma, una alta 18 metri, è profonda 70, è larga oltre 15, insomma un grande capannone, però diciamo anche diciamo interessante. Diciamo che si integra bene nel panorama che vediamo dalle foto, ed è sicuramente suggestiva, insomma, lo fa venire voglia di andarla a visitare. Assolutamente sì. Sì. Poi vorrei chiedere... Vi aspettiamo, no? Noi facciamo un sacco di attività, ora diciamo sta arrivando il momento che ne stiamo per fare alcune importanti. Facciamo per esempio il Pollino Bike Festival, che il
una 3 giorni dedicata al cicloturismo e anche alla mountain bike agonistica, perché c'è una grande gara che compie 10 anni quest'anno sul nostro territorio e sarà una grande festa dedicata agli amatori della bicicletta, che sono sempre di più, il turismo lento, insomma, per cui momenti di confronto, momenti anche di ludici, Di con scambio, concerti, certo. cene, Fra scambi, e Italo, no, non poi... so tu, ma io ho bisogno della bicicletta con pedalata assistita, se no non mi muovo. Noi ci possiamo anche Noi provare. abbiamo quasi solo quelle, insomma, ne Ah, abbiamo bene. Anche perché la il montagna non è un 70% terreno solo quelle. semplice. Giovanni, volevo chiederti, tra le vostre proposte leggevo quelle dell'educazione ambientale, che a me sembra molto interessante, anche perché riguarda la fascia dei più piccoli, credo, ma non solo. Eh sì, per noi praticamente abbiamo una collaborazione attiva con i centri di educazione ambientale del territorio e abbiamo proprio sviluppato 3 percorsi standard, ma che poi vengono poi anche, diciamo, sartorializzati rispetto all'esigenza delle scuole o dei ragazzi o dei gruppi, delle associazioni che ci contattano, che ci vengono a trovare. E il tema è proprio fargli vivere un'esperienza completa, perché all'interno noi abbiamo un'area espositiva con un plastico 3D, con una serie di pannelli, dei touchscreen, però l'attività poi diventa anche molto materiale, manuale, con degli educatori che aiutano gli studenti o comunque insomma i gruppi di associazioni che sono con noi, che vengono da noi a scoprire alcuni temi importanti come la flora, la fauna. Un'altra cosa che abbiamo fatto più volte che funziona molto è l'archeologia, quindi l'archeologia sperimentale, con i bambini che si coinvolgono a scoprire come si faceva, si accendeva il fuoco un tempo, insomma, l'arco, una serie di attività che devo dire, insomma, stanno molto funzionando e noi, insomma, stiamo investendo in questa direzione di Grazie proposta. Giovanni per aver condiviso con noi questa magnifica esperienza di Catasta Pollino sul Parco Nazionale del Pollino in Calabria, ovviamente. E per quanti volessero approfondire, senza dubbio c'è il sito ufficiale, quindi andate a spulciare, organizzatevi, andiamo a conoscere questo esempio virtuoso di impresa sociale che fa cultura anche del turismo sostenibile con tutte queste attività. Giovanni, grazie davvero per questa testimonianza. Grazie a voi, è stata veramente un'occasione bellissima per noi poterlo raccontare a voi, insomma, al vostro pubblico, alla vostra rete. Bene, allora, Fra Italo, li salutiamo magari con la promessa di ritrovarci un No, giorno. venite, andiamo ad Ah, ah. Vi accatastarci aspettiamo anche noi. voi. Molto bene. Giovanni, allora grazie ancora e buon proseguimento di giornata e buon lavoro a te e a tutto il tuo team e arrivederci, arrivederci a presto. A presto, grazie. Noi restituiamo la linea alla regia, ma ci ritroviamo subito insieme. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme. Adesso giunge il momento, Fra Italo, di coniugare anche queste esperienze che abbiamo appena ascoltato con l'economia, che poi è il motore che muove un po' tutte le cose. Esatto, e per ritornare nel cuore, nel nido dal quale siamo tutti noi sbocciati, oggi abbiamo Fra Alessandro Mastromatteo. Benvenuto Fra Alessandro, buongiorno e Grazie, ben pace. trovato come sempre. Pace bene. Con il quale vogliamo un pochino addentrarci in quello che è il ragionamento dell'economia per quanto riguarda San Francesco, in un percorso che è iniziato con lui, proprio con Francesco d'Assisi, fino forse agli ultimi sviluppi che sono The Economy of Francesco. Movimento del quale abbiamo già parlato. E Fra Alessandro, che cosa ne pensava Francesco dell'economia? Sappiamo che soprattutto con il denaro, la pecunia, non è che avesse un buonissimo rapporto, ma qual è il senso di queste sue espressioni? Sì, nella regola bollata, lui al capitolo quinto indica ai frati di non ricevere denaro o pecunia. Il denaro è appunto la moneta e la pecunia invece rappresenta il bene, il bestiame soprattutto.
Questo perché per mantenere il cuore libero, per avere sostanzialmente la ricchezza in Dio. Tuttavia, Papa Francesco ha voluto rifarsi a Francesco, ma io direi di più a tutta la tradizione francescana, soprattutto dei primi secoli, perché effettivamente sono stati, gli inventori di un nuovo paradigma di economia. Francesco sostanzialmente voleva essere poverissimo, ma non ha mai disdegnato di offrire benessere chiaramente a chi tendeva la mano. Per cui è un'economia, quella francescana, che ha come focus centrale quello di una equità nella distribuzione dei beni. Credo che questo sia stato in germe il pensiero di Francesco, che poi chiaramente tutta quanta l'identità carismatica francescana dei secoli successivi hanno sviluppato, proprio con dei veri e propri trattati economici. Ecco, quando parliamo soprattutto di economia, abbiamo in mente una cosa, che c'è una risorsa che scarseggia e quindi dobbiamo farne un uso ottimizzato per fare in modo, insomma, che non si esaurisca troppo presto. Noi reagiamo a questa cosa facendo dispense, immagazziniamo tanta roba che ci dà un certo senso di sicurezza. Invece Francesco di Assisi come si approcciava, ecco, alla provvisorietà, all'accumulo per mantenersi al sicuro? Beh, l'accumulo lo allontanava chiaramente perché dice la sicurezza nell'uomo e non la certezza da riporre in Dio, quindi indicava ai propri fratelli di non accumulare oltre di non possedere nulla, ma di usare tutto con una vera e propria distanza psicologica dalla ricchezza e anche affettiva. Oggigiorno il vero problema è l'accumulo, perché l'accumulo non permette una redistribuzione dei beni. Potrebbe sembrare un ossimoro quello che sto dicendo, ma di fatto i francescani hanno voluto ricalcare un concetto, quello cioè della ricchezza. Quindi potremmo dire che sono stati gli inventori di una nuova ricchezza, la ricchezza francescana. Perché? Perché la ricchezza è disdegnata da Dio quando lascia i poveri nella propria povertà e permette ad alcuni, cioè i ricchi, di arricchirsi sempre di più. Questo è il motivo per il quale Papa Francesco, nelle sue encicliche, in modo particolare nella Laudato Si', ha voluto ricollegare il tema dell'economia, rifacendosi a Francesco di Assisi, alla tradizione francescana, ponendo in luce l'attenzione ai poveri e all'ecologia, quell'ecologia integrale, quindi un'economia che abbia occhi e cuore attenti verso i bisogni degli altri. L'accumulo non permette tutto questo. La libertà del cuore invece indica al francescano frate in specie proprio di affidarsi a quella provvidenza che non verrà mai a mancare dall'alto dei cieli. Ecco Tony, forse questa è anche la provocazione un po' più interessante di oggi, ossia quello di affidarsi alla provvidenza piuttosto che a una cassaforte piena, un conto in banca o quanto ne vogliamo. Sì, assolutamente sì, anche se non vi nascondo che mentre appunto dialogavate mi veniva appunto di pensare che quando diciamo facciamo economia, in realtà il termine viene associato a qualcosa di un comportamento virtuoso, che è il contrario dello spreco, e forse ecco, adesso anche ricollegandomi alle ultime riflessioni fra Alessandro, il tema vero è quello delle disuguaglianze che genera un certo tipo di economia, che poi, disuguaglianze che portano poi povertà, carestie, malattie, quindi il richiamo all'amore del prossimo, alla solidarietà diventa indispensabile, quella forma di economia che ci piace. Ecco, Fra Alessandro, nello sviluppo poi storico, a partire da Francesco, i francescani comunque hanno iniziato a manifestare il loro pensiero in tanti contesti, ma nel campo dell'economia e delle banche, i francescani sono stati completamente estranei o hanno portato avanti una loro proposta? Beh, c'è di più che portare una propria proposta, sono stati gli inventori delle banche insieme agli ebrei, ma con una differenza, perché mentre l'idea di banca, quindi di prestito con interesse,
tipico degli ebrei, poi ha trovato, soprattutto nell'era capitalistica, diciamo, il risvolto che è quello che viviamo oggi. Invece i francescani hanno posto in campo una nuova tipologia di banca. Ecco, la nascita dei Monti di Pietà nel 1400, il primo Monte di Pietà sorge ad Ascoli Piceno, poi a Perugia e poi in altri luoghi del Ecco, centro Alessandro, lo d'Italia. spieghiamo che cos'è un Monte di Pietà, perché non credo che tutti lo sappiano, oltre a sottolineare questo grande scoop che i francescani hanno inventato le banche, non lo facciamo passare così per scontato. Sì, il Monte di Pietà è una banca popolare, è proprio una istituzione finanziaria senza scopo di lucro, è, come vi dicevo, nata verso la fine del XV secolo in Italia su iniziativa di alcuni frati minori, in modo particolare Pietro di Giovanni Olivi, per erogare prestiti di una entità piccola, limitata, quello che oggi noi chiameremmo il microcredito, a condizioni molto favorevoli rispetto a quelle che sono le condizioni di mercato in cambio di un pegno. In buona sostanza, quando persone erano in difficoltà, andavano presso queste istituzioni e ricevevano del denaro in cambio di un pegno. Ecco, quel pegno veniva restituito nella misura in cui si manteneva la parola, cioè il denaro veniva erogato, per cui quando veniva restituito poteva essere ripreso quel pegno. Faccio un esempio: mi servono 5 soldi, vado in banca, porto una sedia che ha un valore corrispondente o leggermente maggiorato. La banca, il Monte di Pietà, trattiene quel pegno, ma se quei soldi non mi vengono più riconsegnati, ecco che la banca rivende quel bene, ma non c'è l'interesse. Ecco, questa è la novità assoluta. Si consegna la fiducia alle persone, quindi qui c'è una circolazione di denaro, perché il vero concetto dell'economia francescana è quella, non della tesaurizzazione, che è la base chiaramente poi del capitalismo, ma appunto della circolazione dei beni. I francescani non dicono di non avere di non dover avere soldi nelle tasche, ma di farli circolare. Questo è il motivo per il quale anche nella loro predicazione non si trattavano semplicemente argomenti di natura teologica, ma anche di natura economica. Il linguaggio, per esempio, del prestito, dell'interesse, ecco, veniva intrecciato con il linguaggio teologico per far capire questa dimensione molto più ampia, cioè che i poveri, coloro che vivono nelle periferie, appunto, necessitano del mio denaro e del tuo denaro, perché nulla è proprio e tu puoi diventare ricco nella misura in cui ciò che possiedi lo fai circolare a beneficio di tutti e non soltanto nelle tasche di alcune persone. Ecco l'economia che ci piace. Ci piace e ne parleremo un po' di più anche perché in Italia è un po' un tabù anche per il fatto di chiedere quanto guadagna qualcuno, crea imbarazzo, forse proprio per questo, perché sostanzialmente ognuno sa che forse poi può essere accusato di gestire male, dai, vogliamo dire così, poco in considerazione degli altri. Bene, Fra Alessandro, grazie per la piacevole chiacchierata che ci siamo scambiati stamattina. Ci auguriamo di ritrovarti presto con noi alla regola della sostenibilità. Grazie, Fra Alessandro. Grazie, pace bene a tutti. Grazie Pace bene a te. Noi, prima di restituire la linea alla regia, vi ricordiamo che ci ritroviamo al rientro dalla pubblicità con la comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo. Tony e grazie Fra Italo e buongiorno a tutti. Benvenuti nel nostro spazio curato dalla comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo. Oggi abbiamo con noi Anna Paola e Giuseppe, che salutiamo. Ciao a tutti, Buongiorno, grazie. buongiorno. Noi siamo sempre contenti di stare con voi, di raccontarvi qualcosa di quello che succede appunto nel mondo a livello di delle comunità e del movimento Laudato Si'. In particolare siamo adesso nella settimana Laudato Si', dal 19 al 26 maggio ogni anno il Movimento Cattolico per il Clima, ma anche il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, e quindi il Papa, dietro questo dicastero c'è il Papa in maniera molto presente, hanno promuovono la settimana Laudato Si'.
Quest'anno il titolo di questa settimana è Semi di speranza e c'è un sottotitolo. La regia ci manderà la pagina adesso, la pagina web, in cui c'è scritto proprio che i cambiamenti sono dei cambiamenti, devono essere dei cambiamenti culturali e per essere dei cambiamenti culturali devono essere cambiamenti delle persone. Eccolo qui, c'è scritto: non ci sono cambiamenti duraturi se non sono cambiamenti culturali e non ci sono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Questa è una citazione della Laudato Si. E qual è il senso di questa settimana? Proprio quello che dicevamo, cioè quello di dare degli spunti a tutti i cattolici e non, perché il movimento Laudato Si' sappiamo essere trasversale, di seminare semi di speranza o di essere essi stessi semi di speranza. La prima cosa da cui inizia questa riflessione, o anche spulciando dal sito, è proprio la contemplazione, no? Cioè, proprio appunto il cambiamento culturale, cambiare mentalità, pensare che all'ambiente ci si avvicina con un approccio di contemplazione, con un approccio di rispetto. Dice il Papa, contemplare significa regalarsi del tempo per mettere insieme, le mani e il cuore, le azioni e i pensieri, perché tante volte nelle nostre giornate frenetiche, piene di appuntamenti, piene di corse, le mani fanno una cosa, i pensieri ne fanno un'altra, e alla fine della giornata siamo un po' dissociati, un po' scollati. E invece no, il Papa dice: per esserci dei cambiamenti e per esserci dei cambiamenti culturali, dobbiamo partire da questo, dall'idea che ci dobbiamo regalare del tempo, che non è tempo sprecato, ma è un tempo per noi, un tempo per darci la possibilità appunto di ritornare in noi stessi, di prendere contatto. La settimana Laudato Si' parte proprio da questa idea, giusto? E poi fa degli upgrade, Sì. potremmo dire, no? Sì, infatti, come dicevi, il tema di quest'anno è semi di speranza, seminare la speranza, e appunto con la contemplazione ci vuole anche l'azione. E la settimana Laudato Si' vuole proprio, ci aiuta un po' in questo, suggerendoci per ogni giorno della settimana dei piccoli gesti concreti che sono, diciamo, alla portata di tutti. Perché, come ci piace citare un proverbio africano, tante piccole formiche insieme possono spostare un elefante, proprio per farci capire come, se tutti insieme facciamo delle piccolissime azioni ogni giorno in maniera costante, possiamo veramente apportare dei cambiamenti a livello macro. Infatti si parte, ad esempio, la prima giornata è dedicata al trasporto sostenibile, appunto, in cui vengono suggerite delle modalità di trasporto più green, come ad esempio privilegiare l'utilizzo dei mezzi pubblici piuttosto che le auto private, o comunque cercare di ridurre spesso il traffico delle nostre intasate strade di città, magari mettendoci in accordo se dobbiamo raggiungere dei punti in comune, poter usare meno auto, riempire più posti e quindi ridurre anche l'inquinamento, dare anche, diciamo, sì, ridurre l'inquinamento dell'aria. Ci sono poi oggi tantissime piattaforme online, tantissime applicazioni che aiutano per i viaggiatori, chi si mette in viaggio, ad accordarsi, a cercare le mete comuni per poter condividere un tratto del viaggio insieme, proprio per abbassare l'utilizzo dell'auto, Ottimizzarli, ottimizzare anche, sì. diciamo, i costi del carburante che deve essere utilizzato per andare per Spostarsi. spostarsi. Sì. Poi un'altra giornata è dedicata proprio invece allo spreco alimentare, che tante volte abbiamo messo sotto luce durante le puntate di questa rubrica. E quindi tra i gesti concreti di questa giornata si suggerisce, ad esempio, la cosa più quasi banale da dire, ma che dobbiamo sottolineare sempre, è non gettare il cibo.
non gettare il cibo che magari viene non consumato più, ma trovare delle nuove forme di riutilizzo, come abbiamo spesso detto, le ricette dei nostri nonni. Oppure preferire magari degli alimenti di natura vegetale piuttosto che la carne, perché abbiamo anche imparato a conoscere i sistemi di produzione e l'impatto che hanno sull'ambiente, la produzione di, e tutto quello che poi deriva dalla produzione di carne. Oppure poter riuscire, quando si può, quando le situazioni lo permettono, a comprare a chilometro zero o anche all'ingrosso, per evitare la spesa di prodotti che hanno delle confezioni che hanno un impatto sull'ambiente, quindi molta plastica, tanta carta usata per prodotti piccoli di volume proprio. O anche portarsi un altro giorno è dedicato ad esempio all'utilizzo della plastica, all'utilizzo ragionato, responsabile della plastica, e quindi che viene suggerito ad esempio l'utilizzo delle borracce di alluminio e di metallo, o anche utilizzare i sacchetti di stoffa da portarsi in borsa quando si va a fare la spesa, per ridurre quindi l'utilizzo di sacchetti di plastica. Ricollegandomi invece allo spreco alimentare, qualche tempo fa ho visto un video che a me riguarda in modo particolare, perché ho dei problemi con le date di scadenza. Perché quando c'è la scritta da consumare preferibilmente entro, se ad esempio è indicato l'anno, il prodotto si può tenere un po' di più di tempo. Se è indicato il mese e l'anno, un po' di meno. Se è indicato giorno, mese, anno, giusto qualche periodo. Però non è che lo dobbiamo buttare subito, quindi si può conservare per un po' di tempo, quindi non si va a sprecare il cibo. Perché la data di scadenza sembra uno spauracchio, no? Tu vedi la data, il giorno dopo lo butti magari. Invece quella scritta preferibilmente entro il, ci dà la possibilità di consumarlo comunque entro anche qualche mese. Esatto, sì, si tratta di piccoli gesti che diciamo qualche tempo fa le nostre nonne, i nostri genitori diciamo utilizzavano come prassi, no? Che invece noi abbiamo abbandonato, ma che il pianeta ci richiede adesso, ci sta richiedendo. In queste azioni c'è anche la salvaguardia dell'acqua, no? Sappiamo quanto l'acqua è un bene prezioso, quanto l'acqua sia importante e quanto sia una risorsa che stiamo rovinando, sia per l'inquinamento e sia per un uso smodato, no? E quindi anche qui piccoli gesti che sul sito che la regia sta mandando si possono vedere, no? Sono piccoli gesti semplici, stare attenti ad utilizzare i miscelatori, no? Dell'acqua, in modo da non far cadere tanta acqua, i soffioni della doccia, oppure controllare che non ci siano perdite lungo la rete, no? Quante perdite ci sono lungo i nostri acquedotti. Ecco, se non possiamo diciamo agire a livello globale, a livello dell'acquedotto regionale, insomma, possiamo sicuramente farlo a livello della nostra casa, no? Quindi questo, e poi riutilizzare l'acqua, no? Fare le lavatrici, sono veramente degli accorgimenti piccoli che basta essere un po' attenti, ma che veramente si traducono in piccoli gesti di cura, la lavatrice o la lavastoviglie a pieno carico, oppure riutilizzare l'acqua stessa della lavatrice per lavare, per spazzare o lavare i piazzali esterni, gli ambienti esterni. Sono delle azioni che il Movimento Cattolico per il Clima in questa settimana propone, cioè dice forse iniziate da ora, provate a farlo da qui, da questo momento, è un'opportunità, un tempo per cominciare, perché poi diciamo man mano che uno inizia, man mano che prende consapevolezza che veramente, come diceva Anna Paola, se ci mettiamo insieme anche tante formiche possono spostare un elefante, no?
da sole le formiche non ce la fanno, ma se si mettono insieme, cioè se andiamo verso un obiettivo comune che è quello di salvaguardare la Terra e lo facciamo tutti insieme e tutti insieme in maniera conscia e motivata, possiamo sicuramente far qualcosa. Sì. E ancora poi sempre si parla delle energie rinnovabili, no? Quindi informarsi sulle nuove energie, informarsi sugli sprechi termici, informarsi sulla possibilità di impiantare dei pannelli, no? Poi adesso c'è tutto il discorso delle comunità energetiche, no? Cominciare ad essere un po' più consapevoli, un po' più informati. Sì, sì, sì. In relazione a questo, no? In modo da poter andare avanti. E poi l'ultima cosa, ma non ultima, è capire il cambiamento culturale, cioè capire che le due crisi, la crisi ambientale e la crisi sociale, sono un'unica crisi e che quindi se vogliamo salvare il pianeta dobbiamo salvare le nostre relazioni. Sì, è per questo che il Papa di cosa ha parlato da sempre? La parola chiave qual è stata? Ecologia integrale. E anche durante questa settimana, la DOTSI 2024, è su questo anche che si riprende ad agire. E l'ecologia integrale, quindi dei gesti concreti non solo rivolti alle risorse naturali di cui abbiamo adesso parlato, ma anche alle risorse umane. Quindi andare a sanare un po' quelle ferite sociali, quindi andare a toccare le mani di chi appunto sta soffrendo in questo momento, che abbiamo noi, che incontriamo noi nella nostra vita quotidiana. Quindi la settimana sociale propone delle attività, ad esempio con i poveri, con gli anziani, e questo anche noi in piccole forme abbiamo cercato di farlo, andando a trovare anche qui a San Giovanni dei gruppi di giovani nonnini di alcune case di riposo, passando del tempo con loro in maniera molto semplice, con attività, giochi, un momento di svago per loro, che però ha arricchito comunque noi, ha fatto riscoprire a noi qualcosa di bello, la relazione, quindi andare sì a riscoprire questo. Ed è quello che possiamo fare anche noi durante la settimana sociale di quest'anno, Laudato ecco, Si di quest'anno. Ve la rilanciamo, vi ringraziamo se ci avete ascoltato, vi ringraziamo se siamo riusciti a provocarvi un po' su queste tematiche e vi rimandiamo appunto alle pagine di internet su cui potete approfondire l'argomento. Siamo grati alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo per le sue puntuali riflessioni. È stata una bellissima compagna di viaggio Laudato Si, esatto, San Giovanni. Grazie Rotondo. Maria Stella, anche grazie a tutti i ragazzi, perché è un impegno che si sono presi molto molto importante e faticoso. È lungo, perché sì, siamo in onda da un bel po' di tempo ormai. È vero, è vero. E noi dovremmo... siamo giunti al momento delle buone pratiche. Stavo dicendo, dovremmo avere in collegamento con noi Ottavia Belli. Abbandono il condizionale perché la vedo nel maxi schermo. Ciao Ottavia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Ottavia, benvenuta. Allora, come benvenuta alla regola della sostenibilità. Come dicevo, questo è lo spazio che dedichiamo alle buone pratiche. Tu sei qui con noi oggi perché a un certo punto hai messo in pratica gli studi, il percorso, la necessità di vivere in un mondo più sostenibile e quindi hai dato vita ad un progetto, ad una startup che si chiama Sfus Italia. La tua è una storia molto bella di impegno, di passione, di competenza. Ti lascerei l'opportunità di raccontarcela. Che cos'è Sfus Italia, come e perché nasce? Certamente con allora è un po' come fosse stato un figlio, perché è nato come un progetto volontario. Io cercavo di ridurre il mio impatto ambientale e in particolar modo ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, perché come purtroppo vediamo tutti le nostre città, le nostre campagne, il suolo, l'acqua, l'aria sono invasi dai rifiuti, in particolar modo dagli imballaggi. Quindi ho iniziato mappando questi negozi che vendono prodotti sfusi, quindi acquistabili con dei contenitori riutilizzabili, e i prodotti zero waste, ovvero quei prodotti tipo lo shampoo solido che molti conoscono,
Ci sono prodotti che sono stati riprogettati a monte con l'ecodesign per avere un minore impatto ambientale lungo tutta la vita del prodotto, dalla produzione al trasporto al consumo fino allo smaltimento. Questo perché sono profondamente convinta che prevenire la produzione dei rifiuti sia molto più intelligente ed ecologico, perché l'ecologia è intelligenza relativa alla natura, sia molto più ecologico che riciclarli. Quindi ho avviato inizialmente come un progetto volontario che poi, un po' per mia determinazione, un po' per vari aspetti della vita, è diventato il mio lavoro primario. Ed è una gran bella soddisfazione, perché oggi ti sappiamo impegnatissima, non è semplice non è semplice raggiungerti, ma siamo felicissimi di averti con noi, di averti incastrata, ecco, tra i tuoi mille impegni. Ma E io ho scoperto lo shampoo solido, perché non lo conoscevo. Tony faceva di sì con la testa, ma io è la prima volta che lo sento, approfondirò, ecco, mi incuriosisce. Tu più di me ti dovresti informare. Infatti io perciò ero perplesso, diciamo, vedi un po', però mi informerò sullo shampoo solido che mi incuriosisce. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, Ottavia, sta prendendo piede anche la diffusione del dentifricio solido. Assolutamente esiste il dentifricio in pasticche, che ha vari, diciamo, vantaggi. In primis, prima di parlare del dentifricio solido, vorrei spiegarvi un po' anche i vantaggi di tutto ciò che è stato solidificato, per esempio lo shampoo. Perché solido? Perché la maggior parte dei cosmetici, quindi shampoo, balsamo, bagnoschiuma, ma anche prodotti per la casa, detersivi, sgrassatori e via dicendo, sono la maggior parte, la gran percentuale è fatto di acqua. Quindi abbiamo un 90-95% di acqua all'interno di questi prodotti. Quindi noi, nella realtà, quando andiamo a trasportare questi prodotti, stiamo trasportando acqua in giro per il mondo. Quindi cosa è stato fatto? È stato ripensato un prodotto per sottrazione, quindi è stata tolta tutta l'acqua ed è stato lasciato il concentrato di tutti i tensioattivi, i principi attivi, che poi vanno a fare il vero lavoro dello shampoo, dello sgrassatore e via dicendo. E la stessa cosa è stata fatta col dentifricio, ci sono queste pasticchette monodose, quindi evitiamo anche lo spreco, perché questo è un altro grande problema dell'inquinamento, non solo il prodotto in sé, ma quanto ne andiamo ad utilizzare. E queste pasticchette semplicemente se ne mastica una, si forma la schiuma iniziando a spazzolarsi i denti, e riduciamo notevolmente il nostro impatto, ripeto, non solo per l'imballaggio che poi andremo a buttare, ma proprio per avere un minore impatto lungo l'intera filiera del prodotto. E ormai solido abbiamo quasi tutto, il dentifricio, lo shampoo, il balsamo, anche la schiuma da barba, che si attiva leggermente con un pochino di acqua, si passa, diventa una crema, si passa sulle guance ed ha lo stesso identico effetto di una schiuma da barba regolare. Quindi diciamo che fortunatamente la ricerca e lo sviluppo in questo settore sta galoppando e stanno uscendo sempre più prodotti innovativi e alla portata di tutti. Però queste cose, che secondo me sono geniali e anche molto utili, le troviamo già nei supermercati? O altrimenti come possiamo fare per equipaggiarci? Guarda, fortunatamente qualche supermercato già ha iniziato a produrre o a vendere questo tipo di prodotti. Se non vengono trovati al supermercato, ci sono due opzioni: o si sceglie un negozio zero waste, che sono i negozi che noi abbiamo mappato, dove si troveranno qualsiasi tipo di prodotto solido, oppure ci sono anche tanti negozi online dell'e-commerce dove è possibile acquistare, avere insomma una scelta vasta sia di prodotti sia di tipologia a cui insomma accedere. E un'altra cosa che vorrei dire, anzi due cose, proprio in merito allo shampoo solido, che spesso sento dire dalle persone: sì, però a me lo shampoo solido non funziona. Gli shampoo solidi non sono tutti uguali, sono molto diversi a livello di composizione l'uno dall'altro, quindi non bisogna fermarsi al primo shampoo solido che proviamo, perché potrebbe non essere l'ideale. Faccio il mio esempio: io dopo il quarto, quinto shampoo solido che ho provato, ho trovato quello che faceva, che andava bene per me, che andava bene per i miei capelli, e quindi poi ho continuato a comprare quello. Gli altri che avevo comprato prima invece ho provato a regalarli a amici e parenti.
che è un po' quello che succede anche con gli shampoo non solidi. Ora, adesso io non sono un grande esperto del settore, però ovviamente anche con gli shampoo o qualsiasi altro prodotto cosmetico che è confezionato, non sempre troviamo subito quello che ci piace, per cui la regola è la stessa. Il principio è che l'acqua ce l'abbiamo tutti quanti in casa e attraverso questa soluzione intelligente effettivamente andiamo ad evitare tanti di quegli imballaggi che oggi riempiono un po' tutti gli spazi, tutti gli scaffali, non soltanto dei supermercati, ma ormai anche delle nostre case. Sì, poi immagino, siccome il concetto che dietro è quello dell'ecologia, anche questi prodotti siano già biologici rispetto anche agli altri che troviamo ora nei supermercati, che di fatto sono molto molto inquinanti, detersivi, ma anche cosmetici, shampoo e quant'altro. Sì, esattamente. Diciamo che molti produttori, la stragrande maggioranza, sono molto attenti, oltre all'origine biologica, anche alla composizione, quindi all'INCI, che è l'insieme degli ingredienti che sono all'interno di un prodotto cosmetico. Quindi sicuramente bisogna fare anche attenzione a quello, perché purtroppo ci sono dei produttori industriali che hanno fatto lo shampoo solido, ma lo hanno fatto male. Quindi ci sono comunque dei derivati del petrolio, dei siliconi, che sono proprio quelli che dobbiamo assolutamente evitare all'interno dei prodotti comuni. E un'altra innovazione divertente, che pochi conoscono purtroppo, ma che si sta diffondendo molto velocemente, è per fare i prodotti per la casa, quindi detersivo lavatrice, sapone per i pavimenti, sgrassatore o prodotto per i vetri, hanno inventato delle pasticchette che sono della grandezza di un'aspirina più o meno. Uno compra semplicemente la pasticchetta, a casa la mette nel flacone, aggiunge l'acqua, aspetta una mezz'oretta, un'oretta, e questa pasticchetta si scioglie e diventa il prodotto stesso. Quindi, anziché, immaginate che impatto diverso può avere trasportare una tanica da 5 litri di detersivo per la lavatrice o questa pasticchetta da pochi grammi. La differenza è enorme e possiamo, insomma, mantenendo, come dire, i comfort, non dovendo uscire con i flaconi per ricaricarli, comunque avere un impatto ambientale decisamente minore. Pratico, leggero, quindi sostenibile anche nel peso e sicuramente anche nel prezzo. Queste innovazioni però, come di consueto, magari anche nelle grandi compagnie commerciali e nelle multinazionali, possono generare diffidenza rispetto ai profitti. Noi ci auguriamo che le pioniere e i pionieri, ecco, come te, Ottavia, riescano invece a far capire che in ballo c'è molto di più e che poi in realtà, appunto, comunque l'economia riesce sempre a trovare la sua strada di sostenibilità e anche di profitto. Se lo possiamo fare nel rispetto dell'ambiente, tanto di guadagnato. Sì, diciamo che è assolutamente necessario. Dobbiamo trasformare radicalmente alcune attività commerciali, perché se non saranno, come dire, i manager a dare una svolta al proprio modello di business, sarà la natura stessa che fermerà certi modelli di business. Quindi quello che io faccio, per esempio, anche nelle mie consulenze alle aziende, è cerco di far capire ai top manager che o saranno loro a cambiare questi modelli, o sarà un'imposizione dettata dalla scarsità delle risorse naturali, che purtroppo, come alcuni sanno, per esempio ieri è stato l'Over Day in Italia, ovvero che l'Italia ha finito le risorse rinnovabili, che sono l'acqua, il suolo, non solo a livello energetico, per tutto l'anno 2024, quindi adesso dobbiamo attingere ad altre risorse non italiane. Verissimo, verissimo quello che dici, tanto più che ci sono cose che sono già successe. Penso per esempio al Sudafrica, vedevo un documentario di già diversi anni fa, la scarsità d'acqua ha reso obbligatorie certe buone pratiche, delle quali appunto stiamo parlando anche stamattina. Ottavia, purtroppo il nostro tempo si è vaporizzato, abbiamo già esaurito lo spazio a nostra disposizione, però è stato molto bello scambiare due chiacchiere con te. Noi ti auguriamo davvero buon lavoro e che tu possa essere una di quelle manager di cui il nostro pianeta ha tanto bisogno. Te l'auguriamo di vero cuore, Ottavia. Grazie mille anche dell'invito, è stato un piacere.
Piacere è stato nostro, tienici al corrente di notizie, news, no? Aggiornamenti, sviluppi, così magari ci ritroveremo anche in futuro. Per il momento, alla regola della sostenibilità, questo è tutto. Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.